Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione JAP di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a vedere un'altra volta il team androidi. Che bello! Per un motivo solo, lo vedete già. Lo vedete già. Sì, finalmente! Cell Tech Eza è completo, è perfetto ora. È perfetto, eccolo. Full Ability Cell Tech Eza, eccolo qua. Finalmente l'ho portato Full Ability. Quindi andiamo a vedere ovviamente quanto è bello, quanto è perfetto. Eccoci qua con il team. Abbiamo 4 Cell dentro il team androidi. È finalmente arrivato il team Cell Category. È qua, è completo finalmente. Abbiamo ovviamente i 2C17, poi ne ho trovato uno Friend Full Ability, che così lo sfruttiamo anche un pochino. Abbiamo poi il Cell Torneo, abbiamo Cell Techezza, Tarless, era un androide Tarless, c'è poco da dire. Poi abbiamo il Cell Buffer Tech 40% e infine abbiamo Cell LR. Ovviamente essendo il Cell Category andiamo a giocare un Cell da una parte e un Cell dall'altra. Questo è il Team Cell Category. Ragazzi, partiamo subito, andiamo a divertirci un po' con Cellezza. Mi sono portato anche il biscotto, tanto per tirare una nuke ogni tanto. È Full Ability, mi voglio divertire. È un PG che fa più danno con più orb prende. In più il biscotto gli dà ancora più danno per più orb prende. È divertentissimo. Cell è pronto a one shottare. Che bello, è bellissimo, è Cell ragazzi, cioè... Oh, che bello Goku, te e la tua special iniziale, vero? Conosco ormai Goku come le mie tasche. Conosco questa boss rush come le mie tasche, conosco quello che fa. Comunque la cosa bella è che alla fine dei conti non ha neanche tanti problemi a fare danno. È stata una bellissima special, sai? È stata una bellissima special. Non ha neanche tanti problemi a fare danni con poche orb, perché alla fine dei conti nel turno buono, che c'ha sempre il buffer, ricordiamo, questo team è il Cell Category, cioè due cell tutte e due le turnazioni, quindi c'ha sempre il buffer vicino. Ora non so esattamente se tenerci quello torneo oppure il 40%. Il 40% fisso, non lo so ancora, voglio gestirmela che guardiamo, no? Intanto ci siamo, eccolo qua ragazzi, teniamolo pure primo. Non è proprio il best linker questo, però ci sono tante orb già per iniziare, potevo già fare una nuke, però è solamente Goku Scimmione, chi vuole vedere una nuke contro Goku Scimmione? Credo nessuno, la andiamo a tirare contro la gente che importa, cioè Fa proprio pena vedere. 100 danni. Wow. Più che altro no, il Cell Tech Buffer non è il massimo da tenere sempre accanto a lui. Dovrebbe girare, no? Dovrebbe veramente girare. Dovrei... Sì, devo fare in quel modo. Mi sa che lo facciamo girare, dai. Facciamo in questo modo. Teniamo il Cell VT, per un semplice e solo motivo. È che linka veramente bene con il Cellezza. E gli offre molto, no? Gli offre molto il buff, il ki e tutto. Non è un 40% di buff, però è tutti linka molto meglio e tutte le cose. Questo C17 è veramente OP Full Ability. È OP. OP veramente. Ciao C17. Sei sempre bello. Il bello è che questo team ha all'interno tutti i Cell e C17 che viene mangiato da Cell. Non proprio quel C17, ma è sempre stato... Usiamo il biscottino, vediamo un pochino col biscottino che fine fa. Per favore, trasformane tante. Peccato, il biscottino proprio sprecato. Biscottino sprecato, peccato veramente. Vabbè, ma ne abbiamo ancora un altro, poi abbiamo anche un po' di item da nuke. Sì, perché alla fine dei conti questo team è come la solita cosa che dico sempre. Non ha bisogno di healer, non ha bisogno di... Quanto mi fai? Vieni, dai, dimmi quanto. 71! Mamma mia, che danno, sai? Adesso prenditi questa e muori. Ciao Goku, è stato bello. Cell è finalmente arrivato. Io andrei subito contro Vegeta, andrei a fare solo i boss, solo per divertirmi contro i boss. Ragazzi, Cell Tech Eza è veramente ottimo. Da quando gli hanno dato un team e carte per sostenere questo Cell, io mi diverto un sacco. C'è poco da fare. C'è poco da fare, mi diverto veramente un sacco a runnare questo team. E questa carta qua,
ha ricevuto supporto, quello che gli serviva, no? Quello che non aveva. Quello che non aveva, il supporto un attimo, no? Morale, perché era l'unico Cell alla fine. La cosa brutta di questo Cell è che fino a 2 mesetti fa, o 3, ora non ricordo più, non aveva nessuno che lo aiutava. Cioè c'era il Cell 40% buffer. Poi è uscito il Cell Torneo, il Cell LR. Cioè, grazie, grazie. Il team androidi poi. Grazie. Questo è quello che dice Cell. Grazie. Finalmente mi avete dato quello che meritavo. Un team del supporto. Sono troppo figo. Questo è Cell. Questa è la bellezza di Cell. Wow, che danni. Che è veramente un team fantastico. Più lo gioco, più mi piace questo team. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Più lo gioco, più mi piace a me questo team. È veramente bello come team. Poche orb. Vabbè, abbiamo comunque un buff. Abbiamo il buff alla difesa. Abbiamo tutte le cose belle. Direi che proprio me ne sbatto altamente. Detta come va detta, me ne sbatto altamente. Cos? Scusa? Volevi farmi dei danni? Scusa? Cosa volevi fare? Ciao Vegeta. Andiamo avanti. Ok, ci siamo ragazzi. Voglio fare una nuke ora. Voglio fare una nuke. Perché abbiamo il biscotto. Tutte quelle cose belle. Spero di non one shotarlo in un turno. Quella è la cosa. Spero veramente di non one shotarlo in un turno. Vero che è possibile, Docca? Non è che magicamente ora il full ability friend mi tira crit, additional crit e tutte quelle cose belle, vero? Per favore, Dokkan, per una volta ascoltami e fammi fare quello che voglio. Per favore? 1.500.000, per favore? Dai, fallo. Fallo, per favore. Ok? Evasion, no! No, vabbè, adesso gli devo andare a vedere quella build. Spero che sia solo un 3 Evasion. Che 3 Evasion lo accetto, mi piace. Ma di più no, eh? Di più no. Devo andare a vedere ora. Devo andare sinceramente a vedere. E già 3 evasion su di lui no. Però vabbè, quanto c'ha di evasion questo? Non mi dire più di 3. 9, che schifo. Ma 3 evasion andava ancora bene, più che bello 3 evasion. Vabbè, peccato. Peccato veramente. Io tankerei questi due colpi. E speriamo che a random mi trasformi tutto il... Tutto. Fallo. Quanto? Arriva quasi a 1.000.000. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh. Quasi 1.000.000. Quasi 1.000.000 e non ha ancora caricato niente. Quanto sei? 7.000.000! Mi piace il biscotto. Il biscotto di Darbol è uno di quegli item che può far ste scene. Caricava quasi 1.000.000 senza avere ancora tutto. Mamma mia. Cell. Mamma mia, se lo amo. Mi è venuta una piccola idea. La piccola idea si chiama tirare una nuke di nuovo. Ah, peccato che non trasformo troppe... Quanti colpi lì, scusami? Sono un po' troppi, eh. Sono veramente un po' troppi. Però comunque sì, peccato veramente. Però in realtà neanche tanto. Perché se io faccio in questo modo ora... Ci sono un po' di orb da dargli. Non tantissime, però ci sono un po' di orb. Gli andiamo anche a buffare l'attacco, perché mi diverto. Questo è Cell, ragazzi. Mi diverto un pochino. Ci sono abbastanza orb. Quello che mi importava, ci sono abbastanza orb. Puff, tutte verdi. Ora ci divertiamo un pochino. Usiamo anche Bulma. È un turno bello. E usiamo anche Bulma per questo motivo. Perché è un turno bello. Carica 530.000. Sì, sì, va più che bene. Va più che bene. Cerchiamo anche di attivare BBB se riusciamo, ma non credo sia fattibile più di tanto. Ora si mette a contare. Oh, forse sì, ci siamo arrivati. Perfetto. Andiamo. Ora ci divertiamo. Abbastanza danno, 4.000.000. Ciao Goku.
Ciao. Direi di rifarlo su Kid Buio. Mi voglio divertire. Questa è Cell per me. Divertimento. Ci siamo. Siamo contro Kid Buint. La mia idea è di one shottare. Per fare questo, tiriamo una nuke. Quante orb, oddio. Ne devo mangiare il meno possibile. Ok, meno possibili prese. Ok, a posto. Ragazzi, andiamo a tirare un'ultima nuke contro Kid Buint. Lo voglio one shottare. Mi voglio divertire. Questo è il bello di questo team, di questo Cell. Mi diverte, ragazzi. È divertentissima sta carta da giocare. Solamente per questo, fare questo in una boss rush, divertirsi e andare a one shottare tutti assieme. Sì, che bello. Andiamo, Cell, sei pronto? È un turno brutto. Cerchiamo ovviamente di non beccarci la special subito, però cerchiamo di attivare BBB. Possibile? Puoi anche tirarmi la special in realtà, eh. Te lo dico, puoi anche tirarmela. Non abbiamo attivato, mi sa. Vediamo. È attivo. Non ho neanche contato. No, rip. Rip in peperoni. Rip in peperoni, non l'abbiamo one shottato. Rip, è stato bello però, vabbè. Non l'abbiamo one shottato. Andiamo, vabbè, è il turno dell'altro Cell. Quello che non abbiamo visto troppo in questo video. È il suo turno di andare a tirare una botta anche lui. Una piccola botta. Docka mode. Andiamo a finirlo così. In docka mode non stiamo neanche a caricare, che tanto lo shotta, l'ha già visto. E fatto sei morto, Kid Buu, addio. Non serve a caricare niente. Addio Kid Buu, addio, è stato bello. Un po' come la scena con Goku, no? Addio, ciao. Eccolo qua. 12 ki, peccato solo quello. Meno danno, quella è l'unica cosa. Ciao Kid Buu, è stato bello. È divertentissimo giocare Cell. Cioè, veramente, giuro, è uno di quei pochi PG che mi diverte molto da giocare. Finalmente ce l'ho full ability, volevo per forza portare un video un po' così, no? Un po' stupido, usare item, tirare le nuke. Non le nuke vere e proprie, però nuke comunque, visto che è un nuker alla fine. È divertente, ragazzi, c'è poco da dire. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che molti di voi abbiano cambiato idea su Cell Tech. È veramente un bel PG, punto. C'è poco da dire. Detto questo, comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E vi ricordo anche che potete seguirmi in live su Twitch, sul canale Twitch. Link in descrizione per il canale Twitch. Vi aspetto in live ogni giorno praticamente alle 21 o alle 15. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.